Da una belle. Mi è arrivata una belle fionda. Ok. Attenzione. Damex, mi spiace, sono un pochettino troppo forte qua con Piper Cheat, come puoi vedere. Questa cosa ci dimostra che i brawler workano nella mappa prima ancora che nella modalità. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Signori, oggi torniamo con un video sulle mappe, ma quello di oggi è di nuovo qualcosa di molto molto particolare. Eccoci sul nostro iPad. Siamo in compagnia di Gabbo24. Ragazzi, cosa si è inventato oggi? Lo vediamo tra un secondo. Come sempre, pollicciato in su, iscrizione e ovviamente in fondo lo shop, codice Ferre. Tra l'altro è uscita la Star Power di Belle. Vabbè, non la prendiamo ancora, ce la teniamo poi per il prossimo box opening, che insomma sarà con il buon Squeak tra qualche giorno. Quindi insomma, attenzione, restate con le antenne rizzate. Andiamo subito in modalità amichevole e partiamo subito con la prima mappa. Signori, rieccoci qui. Allora, sono giustamente subito arrivati alcuni abbonati. Poi ovviamente andremo a cambiarli. In questo tipo di video cerchiamo di coinvolgervi sempre, ragazzi. Allora, da cosa cominciamo? Cominciamo da questa, Fortino di Ghiaccio, che è una mappa che tutti conosciamo di Gemgrab. Ma cosa sarebbe successo se questa mappa fosse stata creata su un'altra modalità? Si dà il caso che il carissimo Gabbo abbia ricreato delle mappe per questo video, ma nella modalità sbagliata. E alcune, ragazzi, sono veramente assurde. Andiamolo subito a vedere. Ok. Tac, ragazzi, è identica, ma non c'è lo spawn delle gemme al centro. A questo punto la domanda è: chissà se workeranno sempre i medesimi brawler o no in questa mappa. Cioè, vediamo un attimino, vediamo un po'. Io metto Tara perché per antonomasia qua Tara è fortissima, però non lo so, vediamo un attimino. Allora, andiamo subito sulla lane di sinistra. Vediamo un pochettino chi c'è qua. Secondo me mi troverò... aspetta che ho schivato un Valigius. Ok, ottima la schivata. Ok, mi tolgo il Penguins, perfetto. Mi faccio un giretto tattico di qua. Ok. Occhio. Piazzo tutto. Niente, ho esagerato un po'. Ho esagerato un po'. Ero contro due, ragazzi. Ho un po' esagerato lì. Provo a rientrare qua in mezzo. Mi ha grabbato. Attenzione. Coco, ragazzi, con morti. Oh mio Dio. Questa partita fa già ridere così. Ok, vediamo un attimino qua se c'è ancora il cocchino con Mortis. Ok, andiamo a toglierci il Pinguinators. Va bene. Attenzione, attenzione. Vorrei capire dove sono ste gemme, sinceramente. Attento. Potrebbe arrivare il grab. Io ci butto le ombre. Ah, ma aspetta, che gemme? Ho detto gemme? Ma Ferre, ma hai capito il video in che cosa consiste? Come, che gemme, Ferre? Dove l'hai visto esattamente? Ragazzi, sono un po' confuso, aspettate. Ok, rientriamo. Siamo in vantaggio comunque di tutto ciò, eh. Vai. Ah, c'è Coco là camperato, ragazzi. Camper Coco, eccolo lì. 7-10, ci sta. Cuccatelo. Dai, no, non ci credo, recupero l'ultimo. Ah, no, aspetta, ok. Adesso, ragazzi, facciamo il contrario. Ovvero, terra in vista, mappa di bounty, diventa gemme in vista. Perché, ragazzi, è stata ricreata in versione Gemgrab. Qua si è superato. Qua ha pure sfruttato lo scenario con un po' di, insomma, particolarità, per andarlo a ricreare proprio con lo stile della Gemgrab. Questa mappa è molto bella, ragazzi. Ovviamente noi teniamo come comp la più classica. Signori, il buon Gabbo è uno che ne sa una più del diavolo, perché lui prima ancora di me si è ricordato che qua abbiamo fatto Piper al 30. Signori, ovviamente andiamo con la medesima comp. Questa qua è proprio stata una mappa delirio. Ma guardate come è stata ricreata bene. Qua è proprio molto ben curata. GG. È bellissima, ragazzi, sta mappa. Guardate che roba. Cioè, è proprio la stessa identica. Aspetta, qua mi è arrivata una fionda da una belle. Mi è arrivata una belle fionda. Ok. Attenzione. Damex, mi spiace, sono un pochettino troppo forte qua con Piper Cheat, come puoi vedere. Calma, calma. Don't worry. Ferma. È quella belle un po' fastidiosa. Ma che compa hanno messo questi poi? Sì, vai, bomba. Missata, ragazzi. Missata per pochissimo. Proviamo un po' così. Niente. Riproviamoci. Andiamo a killare quell'ambra. No, non si riesce a beccare. Tolta ambra, perfetto. E ragazzi, qua ci sono da recuperare un sacco di gemme. Ok, ottimo. Buona la kill. Occhio, occhio, prendere le gemme, zi. Infatti, meglio che le piglio io qua. Vorrei fare una rottura. Se riesco, la faccio anche molto volentieri. Mamma mia, che rischio, ragazzi. Attenzione. Ok. Ottima la kill, ragazzi. Alla fine della fiera, questa cosa ci dimostra che i brawler workano nella mappa prima ancora che nella modalità. Per qua effettivamente mi sono trovato molto bene con Spapers. Attenzione.
Eccolo lì, colpetto tattico, kill alla fine. Signori, rieccoci con altri abbonati, ma soprattutto con un'altra mappa, ovvero Canal Grande, mappa di Bounty, che però è stata cambiata questa volta in una maniera diversa. Non è stata fatta Gem Grab, bensì si chiama Cassa Grande. Ragazzi, non è un centro commerciale, bensì, come potete vedere, una mappa di Haste. Ok, signori, io provo ad andare qua con Brock, sinceramente. Non so perché me la sento con Brock. Proviamo un po', vediamo un po' com'è. Guarda contro chi siamo dall'altra parte. Che strano avere la cassa lì. Perché poi è anche, non dico facile, ma è... No, hanno fatto la stessa mossa che volevo fare io. Ma no, mi hanno pure killato. Ma chi è quel Brock dall'altra parte che mi ha fatto sto scherzo, ragazzi? Guardalo. Mgame007. Vai, zi. Niente, qua faccio pasticci. Vado a sparare un po' di colpi tattici. Ok, ci stanno facendo un sacchissimo di danno. Ma ci stanno continuando a fare del danno. Ma scusa, Ok, tolto. Perfetto. Attenzione. Ok. Attenzione. Più che altro perché quel Daryl, ragazzi, in un attimo. Vai con la ulti. Super ulti. Ok, fermato. Ragazzi, siamo riusciti a recuperarla all'ultimo. E c'era un po' di concentrazione comunque. Signori, passiamo subito alla quarta, tipo. Quarta, sì. Sono 6 le mappe di oggi. E pensate che ne ha fatte molte di più, in realtà. Abbiamo dovuto selezionare le migliori. E ancora, ragazzi, altri abbonati, altra mappa. Obitorio GG. Ragazzi, questo è molto particolare. Fai pure il change quando vuoi. Ragazzi, guardate bene. Guardate molto bene. Sbam. Perché, direte voi, con quei muretti? Perché la mappa di Siege è più grande delle mappe di qualsiasi altra modalità. E quindi effettivamente se si vuole ricreare una mappa nella modalità sbagliata, questo è l'effetto che si ottiene. Adesso la andiamo a giocare e vi renderete conto. Comunque è molto strana questa mappa, anche perché la conformazione che ha va a modificare il movimento del robot, sicuramente, ma in più la cassa viene sostituita effettivamente dalla Ike. E cioè, molto molto strano. Vi faccio subito vedere, ragazzi. Ok, eccoci qua, ragazzi. Effettivamente, ora che ci siamo dentro, ci rendiamo conto, che le misure sono corrette. Ok, qua è stata fatta la rottura. Non so effettivamente quanto sia un vantaggio la rottura, perché in questa mappa in teoria si poteva sfruttare la situazione, come vi dicevo, la conformazione, meglio, scusatemi, per un eventuale bot, per farli fare più strada. Attenzione, perché qua probabilmente arriverà la rottura. Ok, vado a fare una roba del genere. Ok, faccio così. Ragazzi, è un po' tosta, È un po' tosta. Qua ci farà anche un discreto quantitativo di danni. È molto strano perché in genere questa mappa qua la si gioca non per prendere un controllo in mid, ma per cercare di killare gli avversari e poi salire con un push. E invece guardate che roba strana. Anche perché io effettivamente non posso andare con Daryl in mezzo a sparare. Cioè, diciamo che quello che ho detto prima, la scelta della comp è ponderata più che altro della mappa, lo ritirerei anche subito, perché in effetti non è proprio così. Attenzione qua nel frattempo. F. Ci hanno distrutto comunque sta partita. Ci hanno distrutto in tutti i sensi. E ragazzi, passiamo a una Brawl Ball. Brawl Trafford. Ok, ovviamente non è una Brawl Ball, ma ragazzi, andiamo un pochettino a vedere. Diventa una Dominio e da Brawl Trafford diventa Triple Dribble. Vabbè, sì, giustamente il nome tradotto in inglese. E anche qua la conformazione è diversa. Infatti ragazzi, la Brawl Ball è la modalità con la mappa più piccola, perché parte dei muri sono mangiucchiati, gli angoli per intenderci, per farci stare la porta. E quindi qua, ragazzi, bisogna chiederselo, ce lo siamo chiesti tante volte, ce lo chiediamo anche oggi: Rico worka? Ragazzi, lo scopriamo subito se Rico worka. Ed eccoci, ragazzi, ho ottenuto pure qui. C'è un nuovo scenario completamente diverso, perché è la Super City. No, non è la Super City, cosa dico? Questo qua è l'arcade, aspetta, non facciamo confusione. E guarda come hanno messo un Frank proprio per rompermi tutti gli spot per i rimbalzini di Rico. Ma scusami, ma no, io mi dissocio. No, ma no, ma mi hanno deworkato Rico, ragazzi. Che poi aspetta, ma io qua non ho la palla. Ragazzi, io vi giuro che stavo cercando la palla per andare a far gol. Devo andare a prendere la zona. Vabbè, mi dissocio. Attenzione. No, non ci credo, mi ha preso. Oh, top. Ferma. Vamonos. Ok. Vai. Aiuto. Ok. Va
bene. Va benissimo. Togliamoci Frank. Hanno distrutto tutta la mappa praticamente. Vai. Ehi, ferma. Fermo. Tac, guarda. No. Ma che sfiga. Potevo fare una kill pazzesca. E invece. Ferma. Guardalo Rico come worka. Guardalo Rico come worka. Guardalo come worka. No. No. Avevo fatto il passino, ragazzi. Finto lag. Non era da fa. Attenzione. Non ho più gadget. Hanno tutte le ulti di sto mondo. Aiuto. Non ci credo. Mi ha stunnato mentre stavo ultando. Non si fanno queste cose. È un povero Rico indifeso comunque. Ultarlo così a tradimento. Guarda che comunque non è facile. Non è facile perché ovviamente la zona nostra la si va a prendere easy. Ma la zona avversaria, ragazzi, è come andare veramente a fare un gol. Aiuto. Attenzione. Mamma mia. Ok, via 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 via. Va bene. Anzi, ripensandoci qua, la star power poteva essere un'altra. In teoria abbiamo vinto matematicamente. In teoria. Eccola, guardalo. Guardalo che pollo che sono. Perfetto, 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 perfetto. E signori, arriviamo all'ultima mappa, che personalmente è quella che mi è piaciuta di più. Abbiamo visto come si può stravolgere un po' qualsiasi regola facendo la mappa in un'altra modalità. Ma la più carina è questa, ragazzi. Campo Eliso diventa una haste e diventa così, ragazzi. Con le casse al posto delle zone. Boh, voglio veramente vedere. Voglio veramente vedere. Qua la Bibi è d'obbligo. Vediamo un pochettino, ragazzi. Vado subito cattivissimo sulla cassa. Abuemba, abuemba. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok. Subito gadget. Ok. Eccolo, guardalo lì. Guardalo lì come Rico worka. E worka perché mi killa, infatti. Attenzione, attenzione. Buono Gabbo qua che riesce ad andare addirittura in cassa. Io a sto punto faccio un pensierino alla difesa, sì. Bella per Barley. E qua un po' sbagliato. Ok, va bene. Abbiamo già finito la partita. Ragazzi, abbiamo distrutto qualsiasi cosa. E certo che la votiamo, oltretutto. E certo. Ragazzi, io credo che, boh, anche sta roba qua era un qualcosa di assurdo. Signori, fateci sapere cosa sotto nei commenti, se ci sono altre idee particolari che magari vi frullano per la testa e vi piacerebbe vedere. Secondo me sta qua comunque è geniale. Un GG a Gabbo e ovviamente un GG anche a tutte le mappe che ha fatto. Raga, erano, ripeto, anche di più. Abbiamo dovuto selezionare le migliori perché è veramente fuori controllo questo ragazzo. Noi ci becchiamo presto. Un bacione a tutti e ciao belli!